Leonardo da Vinci. Tutti abbiamo sentito parlare di questo personaggio, noto in tutto il mondo per le sue opere famose. Una in particolare spicca tra le altre, la più famosa in assoluto, la Mona Lisa, o meglio conosciuta come la Gioconda. Questo straordinario personaggio enigmatico è conosciuto per lo più come uno dei pittori più famosi in assoluto, ma la maggior parte della gente non sa che Leonardo, oltre che ad essere stato un artista eccelso, è stato anche un grande studioso delle materie scientifiche. Infatti si occupò di matematica, fisica, anatomia umana, geologia, ingegneria e molte altre. Alcuni pensano che Leonardo fosse in grado di prevenire eventi futuri e molte delle sue invenzioni ne sono l'esempio vivente. Tra le tante, ce ne sono alcune immortalate in progetti e varie rappresentazioni cartacee che raffigurano vere e proprie armi belliche. Ma perché un intelletto come quello di Leonardo avrebbe dovuto progettare armi per uccidere? Tutti tendono ad associare la bellezza del Rinascimento a Leonardo, ma non tutti sanno che Leonardo aveva dei lati oscuri che manifestò nella progettazione di queste orribili e pericolose armi da guerra. Guerra che per lui era molto importante, visto che poi rivendeva gli schemi ad ingegneri militari, in modo tale da autofinanziare i suoi studi e le sue opere. Sapeva che con quelle invenzioni avrebbe avuto la possibilità di continuare per il bene collettivo e non per quello personale. A Leonardo non piaceva la guerra, ma egli progettò armi pericolose e mortali, strumenti che avrebbero potuto ribaltare il corso di molte battaglie. In questo video verranno presentate le 5 invenzioni oscure di Leonardo da Vinci. Buona visione! La nave da guerra di Leonardo non è completamente diversa dalle altre. Ciò che la distingue sono solamente due modifiche. La prima è un sistema di copertura con la quale si poteva remare senza essere colpiti, in modo tale che l'andatura non venisse modificata. Questa barca è senza vele, quindi il movimento è dato soltanto dalle forti braccia che remano. La seconda, quella più importante, è un'enorme falce, un tipo di arma tagliente. Questa falce si utilizzava sollevando un'asta di legno da un meccanismo a rocchetto che poteva ruotare di 360 gradi e la sua funzione principale era quella di tagliare le vele altrui, impossibilitando le barche nemiche a muoversi. Il carro armato. Il primo modello di carro armato è una delle celebri invenzioni di Leonardo da Vinci. Semplice nella sua struttura, aveva una forma di testuggine ed era molto pesante, ma in grado di girarsi in tutte le direzioni. Questo carro armato era dotato di cannoni tutt'attorno. Il movimento era affidato ad 8 uomini all'interno, che muovevano un sistema di ingranaggi collegato a delle ruote. L'unico difetto di questa invenzione bellica era l'impossibilità di procedere in avanti o retrocedere all'indietro. Molti ritengono che questo dettaglio fu progettato appositamente da Leonardo. Leonardo studiò inoltre numerosi metodi e modifiche che potevano migliorare i cannoni. Le sue principali invenzioni portarono quindi a un loro miglioramento. Principale fu il fatto che si poté scegliere la direzione in cui sparare senza toccare il cannone, ma solo spostando le leve collegate ad ingranaggi. Ma non solo, dotò queste armi di munizioni esplosive, ovvero particolari palle di cannone, realizzate con materiali in grado di generare forti esplosioni e generare grandi quantità di polveri una volta venuti in contatto con oggetti e persone. L'arco di Leonardo è forse una delle più letali e pericolose sue invenzioni. Modificò l'arco tradizionale, aumentando le dimensioni e rendendolo capace di avere un'azione a lungo raggio, una sorta di missile moderno in grado di arrecare danni incalcolabili al nemico. E al primo posto di questa classifica troviamo il carro d'assalto. Questo speciale carro a cavalli è considerato forse una delle invenzioni belliche in grado di generare atrocità sui malcapitati nemici più atroci ed impensabili. Era dotato di diverse falci che iniziavano a ruotare quando il carro entrava in funzione, ovvero quando veniva trainato dai cavalli. Lo scopo di quest'arma era quello di triturare letteralmente i colpi dei nemici e quelli dei cavalli, dei carri avversari. Un'arma pericolosa ed al contempo molto ingegnosa.
Spero che il video sia stato di tuo interesse. Se ti è piaciuto lascia un like, facci sapere cosa ne pensi tramite un commento e se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Un saluto e alla prossima!